penultimo appuntamento della stagione 2017-2018 della Camerata con un concerto in qualche modo celebrativo. C'è Mozart, 700, c'è Bach, barocco, e nel mezzo c'è Stravinsky del 1946. Domandiamo un po' al maestro Webb che cosa c'entra Stravinsky in mezzo al barocco e a Mozart. L'idea di fare Stravinsky è venuta in mente perché volevo anche mostrare la nostra virtuosità come orchestra, perché è un concerto, non è un divertimento, non è una serenata, è un concerto per gli archi, anzi noi lo faremo in piedi. Ah, questa è una notizia. Eh sì, perché abbiamo tra di noi esperti, la gente che suonano molto molto bene, e per cui in questo concerto anche c'è un modo di dare a loro l'occasione di suonare come solisti. Abbiamo il concerto di Bach per violino e oboe, e i solisti sono i nostri solisti. Sì, sicuramente c'è del virtuosismo nel rondò dell'Hafner di Mozart e anche nell'ultimo tempo del concerto di Bach per violino e oboe. Però è un virtuosismo che è assolutamente legato alla musica, per cui deve essere a servizio della musica in entrambi i casi. E in questo caso quindi è bellissimo perché la festa è appunto la festa della musica. Sì, per me è un grande piacere poter suonare questo concerto, che è un grande pezzo del repertorio per oboe, suonarlo con grazia e con l'orchestra con cui suono da un po' di anni, per me è un'enorme opportunità e sono veramente contento di poterlo fare.